concetto e fare. Il problema è che quando c'è, uno si interroga anche sul concetto e a quel punto dice, forse è meglio educare dalla base con un fare sano, e in questi anni un po' di fare sano l'abbiamo visto, anche molto fare non sano, questo è vero, però un po' di fare sano se ne è visto. Sono contenta di sentire Renato Solo che dice che in quel momento, quando l'Anzillotta ha detto non ve lo diciamo, non vi ha un momento pensato, non mi serve l'autorizzazione. Per cui sono contenta, insomma, di sentirgli dire questa cosa, perché anche io credo che non ce lo consegneranno l'atto di sovranità, ce lo dovremo prendere. E chiederei... Costringerà tutti a fare dei sacrifici, può essere che in Sardegna il problema dei costi della politica sia avere gli stipendi? No, non sono d'accordo, ma perché anche qui si dicono le ragionate, i costi della politica sono lo spreco sistematico della spesa pubblica, alla quale se ho colpe non è per il mio stipendio, quello è giusto. Sono pronto a votare in Parlamento anche le cose che non sono corrispondenti esattamente alla proposta politica del mio partito. Vorrei dire che quando si parla di nuovo ordinamento del lavoro, ho sentito solo qualche cenno, quando si parla del nuovo sistema delle pensioni, beh, insomma, dovremmo fare i conti con una condizione in cui noi non abbiamo la maggioranza in Parlamento. Il punto è, poi affronteremo anche, qui ci sono persone che hanno speso molto tempo a scrivere di queste cose, a parlarne, a fare iniziativa politica su come si può modificare l'ordinamento. Però io parto prima dalla esigenza, tutta politica, di rappresentare gli interessi della Sardegna avendo consapevolezza della dimensione specifica che ha per noi l'autonomia e che ha avuto l'autonomia, che è sempre stata nella coscienza popolare il terminale reale della statualità, la regione. Lo Stato nella coscienza dei sardi ha sempre acquisito un ruolo, forse ora un po' meno, per ragioni che dovremo valutare bene, molto più importante di quello che la regione aveva in altre dimensioni regionali, ma non perché era speciale lo Statuto, perché era speciale la condizione che aveva poi generato lo Statuto speciale, perché sennò noi pensiamo sempre che è la regola che determina la realtà e non la realtà che in qualche modo poi produce la definizione di regole che sono corrispondenti agli interessi che si vogliono rappresentare. O noi facciamo la nostra parte e più la facciamo bene più siamo in grado di interloquire autorevolmente con gli altri organi dello Stato, il Parlamento, il Governo, contare in Italia per contare di più in Europa e rivedere anche il rapporto patizio che regola la nostra autonomia, oppure se noi pensiamo semplicemente che si tratti di rivendicare, neanche di negoziare, un diverso ruolo dal punto di vista statutario della Sardegna. Uno, non ci viene concesso oggi il potere negoziale della Sardegna. La solidarietà umana è importante, che le risorse si usano sulla base di una griglia nella quale vengono misurate le utilità generali, l'interesse comune e il bene comune e non soltanto l'interesse dei pochi. Questo l'ho fatto con una struttura di consegne. E perché questo ha importanza rispetto allo statuto regionale? E io in un liceo di Nuoro recentemente ho tirato pure una riflessione che riguarda il piano di nascita, faccio un parere. Quando noi abbiamo iniziato a fare l'unico momento in cui il popolo sardo è esistito davvero unitariamente rispetto all'identità, se vogliamo andare a trovare un momento logico nel quale si è misurata la nostra capacità di essere popolo, lo troveremo lì, è soltanto lì. Cos'è che è mancato? È mancata l'idea del futuro. Le cose che abbiamo scelto di fare col piano di nascita erano già, in un certo senso, vecchie, superate nel mondo occidentale. Era già un orizzonte nuovo che si affacciava, la vecchia industrializzazione, l'industria di base, l'industria manifatturiera, il fordismo, per dirlo in termini più generali, la modernità nel senso della civiltà industriale, era già in fase di superamento. Politica. È meglio essere scettici, è meglio essere cinici, è meglio
calcolare minuziosamente il proprio interesse, il proprio vantaggio da una scelta piuttosto che da un'altra, è meglio calcolare la propria carriera. Perché è in crisi la rappresentanza politica? Perché a me cittadino può importare fino a un certo punto nella carriera di Soru, di Mario Bruno e gli altri politici che sono qui presenti. Che interesse ho io a partecipare a questa gara degli organigrammi che sono in campo? Io cittadino non ho nessun interesse, il disamore per la politica, il distacco dalla politica, l'allontanamento, il giudizio contro la politica che non si risolve abbassando lo stipendio dei senatori e dei deputati, ma migliorando il loro lavoro, migliorando la loro rappresentanza, impegnandoli nel servizio comune. Pensandoci a lungo, confrontandomi con diverse persone, diverse sono anche presenti qui, e mi sembrò e ci sembrò la cosa giusta. Per difendere un'idea di presidenza della regione in cui c'è un progetto, c'è un programma presentato agli elettori, presentato in consiglio regionale, è una coalizione che attorno a quel programma nel momento in cui da quel programma ci si allontana in maniera così plateale, in maniera così importante, addirittura arrivando a contraddire quello di buono che si era fatto nel passato, non solo, tornando anche a dei comportamenti che non dovrebbero appartenere alla politica, in cui una maggioranza si ritrova ad andare sotto per trasversalità nell'aula e quindi quasi umiliando il senso di stare in un'aula dove comunque le posizioni delle parti dovrebbero essere chiare. Io ho pensato che non c'era nient'altro che quei pochi mesi che ci mancavano alla legislatura avrebbero potuto dare alla regione, all'attuazione del programma di governo su cui ci eravamo impegnati, ed era arrivato il momento di andarsene a casa. Non essersi impegnata abbastanza o impegnata troppo nel sottolineare gli aspetti negativi o comunque discutibili delle cose che abbiamo fatto senza avere sempre in mente un bilancio complessivo delle cose e anche un confronto con l'alternativa. Un confronto che forse in Sardegna si è dovuto fare, purtroppo, ed è risultato pesantissimo insomma, per le cose che ci sono accadute in questi giorni. Poi vorrei dire anche io una cosa sul piano di rinascita. Loro avevano come interlocutore, un interlocutore possibile, che si chiamavano le partecipazioni statali, che non erano un ente scassato, erano, oggi si direbbe, una società industriale, di una grande potenza industriale, che gestiva tra le industrie più importanti del mondo, con le tecnologie più importanti dell'epoca, la chimica, il petrolchimico, tutta questa magia da questo petrolio di tirar fuori non solo benzine, ma plastiche, filati, di tutto. Bistecche si cerco di fare, ma è ovvio che fossero interessati a parlare con quella controparte, che fossero anche felici a fare in modo che quelle imprese potessero localizzarsi in Sardegna. E ha fatto mancare un'attenzione a tutto quello che non era la rivoluzione industriale in Sardegna, e cioè la possibilità di far nascere altre imprese più piccole attorno a queste grandi imprese, e la possibilità e anzi la necessità di non dimenticare i saperi diffusi e quell'altro tanto di economia che esisteva in Sardegna e che bisognava mantenere, che anzi bisognava portare nella modernità, renderla compatibile, prendere quello che c'era da prendere di buono della modernità senza sacrificare quello di importante che c'era arrivato e che non andava sacrificato. Città dello stesso. Se ci fosse la possibilità di parlare con Steve Jobs o con
No. Oppure un altro. Ma non ci parleremo. E non sarei felice di ospitare nella piana di San Luri Apple, che si mettesse a fare computer utilizzando pezzi di titanio, o una fabbrica di semiconduttori, o 2.000 o 3.000 ingegneri a sviluppare il software dell'iPhone o di chissà quale diavoleria fra 10 anni. E non mi sentirei sminuito come Sartu se questo signore decidesse o avesse deciso nel passato di venire a lavorare in Sardegna, in informazioni statali italiane, con cui noi possiamo interloquire e dirgli: senti, fai uno sforzo, vai un pochino al di là del bilancio di fine anno e della trimestrale del titolo in borsa, vai un po' al di là del desiderio di semplificare la tua organizzazione aziendale, cancellando rami secchi o rami anche buoni insieme ai rami secchi, fai uno sforzo politico di aiutare a costruire una Italia complessivamente più ricca. E allora, necessariamente, concordo con lei, il futuro della Sardegna sarà quello che saremo capaci di costruire, non ce n'è un altro, che saremo capaci di costruire in maniera autonoma. Ma non è per un motivo d'orgoglio, è semplicemente perché è così, poi ognuno lo definisce come vuole. È così, il futuro è possibile è quello che saremo capaci di fare. Poi, oggi, visto che posso magari spendere 2 minuti storia Italia, non l'abbiamo detto, però quando questa riunione è stata pensata Berlusconi era al governo e non sapevamo se sarebbe finita così. Però capivamo che qualcosa stava accadendo, che comunque il berlusconismo era finito, che di lì a poco saremmo andati a votare e che necessariamente ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe dovuto pensare a un'Italia diversa, un'Italia con un livello di interlocuzione diversa per risolvere i suoi problemi con l'Europa e con il resto del mondo. Barack Obama, e tutto è pieno di interrelazioni. L'Italia avrebbe dovuto pensare a come uscire da una. Nel momento in cui il mondo occidentale, così come lo conosciamo, sembra interessato a uscire dalla crisi più importante, economica più importante, che si è trovata a fronteggiare dalla crisi del 29 in poi. Tutto questo avrebbe riguardato la Sardegna? Riguarda la Sardegna? Certo che la riguarda. E la riguarda in un modo nuovo, la riguarda in una maniera fortissima, la riguarda al di là dell'ordinario, e quindi un pensiero fuori dall'ordinario per il futuro dobbiamo fare. Non credo che riusciremo a farlo oggi, non credo che emergerà, però di questo c'è bisogno, un pensiero fuori dall'ordinario, un pensiero proprio nuovo, una consapevolezza e una, per citare ancora Steve Jobs, un mal di pancia quasi, una fame, ecco, una fame, una volontà, una forza di volontà nuova per uscire certamente da questa crisi, sapendo che siamo più soli del passato e non è sempre questo un bene. E in questi giorni abbiamo provato a fare così a bordo cielo sulla Sardegna, sentendo un po' tutto, abbiamo sentito sindaci di paesi piccoli, di città medie fino al sindaco della città capoluogo, e sono emerse delle cose interessanti. Alla fine, con un sindaco che dice al massimo della depressione, diceva: sono disperato. E lo diceva, e ci ha portato un punto serissimo: diceva, sono disperato alla fine perché non ne vedo nemmeno, non riesco a vedere una soluzione, perché comunque le assemblee non sono frequentate, perché i giovani sono distratti, come anche voi ci avete detto, nonostante gli sforzi per richiamarli. E perché sembra anche che attorno alle famiglie non ci sia quella forza, quella consapevolezza di una volta per cui si pensava che il riscatto sarebbe passato alla distruzione dei figli. I figli, più che in passato, più che per quello che è toccato a me e altri che sono venuti un po' prima e dopo di me, i figli stanno abbandonando la scuola, sono lontani dalla scuola. E quando la frequentano non con le stesse motivazioni e non sentendo lo stesso senso di importanza che c'è attraverso quella scuola, per il riscatto personale della famiglia e per la possibilità di aiutare la comunità. C'era un altro sindaco di una
una donna, una giovane, cosa mi piacerebbe almeno che rimanesse di questi giorni, almeno per quanto mi riguarda, da questi giorni me ne esco totalmente convinto che noi dobbiamo fare il rato delle Sabine, uomini e donne, andarci a chiedere popolazione. Fare in modo che Sardegna arrivi a 500.000 persone, 50.000 persone, fare in modo che queste montagne di case vuote si riempiano di famiglie, non di sbandati poverini, non di sfortunati, ma di mariti e mogli e dei loro figli che qui vedono la possibilità di costruire un futuro felice per loro. Si può dire questo? Sì. E sono contento di dirlo negli stessi giorni, credo, in cui non è che siano stati giorni poco importanti per questa comunità. Presidente Napolitano, per quell'età è un bel valore. Con questo Presidente Napolitano che dice: se non arriveranno i giovani immigrati, se non arriveranno da fuori, non ci sarà la possibilità di pagare le pensioni per chi andrà in pensione nei prossimi anni. E non ci sarà in questa Sardegna la possibilità di continuare a vivere se noi non avremo la capacità veramente di riempire le case, le campagne, la nostra società di gente che viene da fuori. Una prima cosa per me è importante. Un'altra cosa importante per me è stata questa qui. Intanto tra la politica buona e la politica cattiva è diversa. E a parità di legislazione, a parità di tutto, ho capito, credo che si possa fare molto, azioni molto, molto differenti, di avere una prospettiva molto differente. Chiamiamola come vogliamo, di autonomia, di autonomia, di sovrani, capacità di costruire il proprio futuro, nelle cose essenziali che la politica deve fare, costruire un sistema di infrastrutture, ed è vero che possiamo continuare a rivendicare, ma è anche vero che pur con quello che abbiamo e con quello che possiamo continuare a avere, possiamo migliorare enormemente le nostre infrastrutture, se magari ci stiamo più attenti, se nel momento in cui interveniamo sulla 131 anziché spendere 14 milioni di euro a chilometro capiamo che non servono tutte quelle complanari, che non serve quella montagna di roba, che non serve quel disastro esterminio di terra anche buona, agricola, che non se ne capisce veramente certe volte il senso di quello che, delle strade che percorriamo, laddove poi finalmente ci siamo fermati al chilometro 108 subito dopo Tramazza. E laddove poi a Macomer ci sono ancora gli incroci a raso, verso Bologna ci sono gli incroci a raso, ci sono quattro incroci a raso fino ad arrivare a Sassi. E forse se fossimo stati più attenti, se ci fossimo presi maggiormente la responsabilità di fare quella progettazione e non lasciarla in capo ad altri, probabilmente avremmo fatto una strada migliore. Per questo motivo anche ci siamo presi in capo la responsabilità di fare la Olbia a Sassi, proprio perché non avremmo voluto vedere altri scempi di questo genere, perché non si capisce perché la strada sta sterzando a ovest, come è piena di demagogie, piena di fanfare, piena di luoghi comuni, ventolio di bandiere, fanfare militari dei demonios alla partenza della flotta sarda. È però il nulla. Un'altra cosa che forse possiamo dire, a me mi rimane di questi giorni, abbiamo sentito anche lì un anziano, o meglio non giovanissimo, ex presidente, poi ex commissario del consorzio di bonifica di Oristano e Terrasti, ci ha raccontato alcune delle sue storie, di Terna individualmente. E allora questo lavoro su cui tutti quelli che fanno politica si spendono e sbattono la testa, dove lo troveremo? Credo che da questi giorni possa anche rimanere questa idea in maniera chiara. Riusciremo a dare un lavoro a tutti quanti senza riportare un po' di gente in agricoltura, tanta gente in agricoltura, una quantità giusta, adeguata di persone in agricoltura. Se può valere 1 milione di euro a ettaro un ettaro di grumello di Montarcino, può valere 5, 600, 700 mila euro a ettaro un ettaro di Chianti, o costa 1 milione a ettaro un ettaro di mele del Trentino. Non si capisce perché i nostri terreni devono rimanere incolti e valere solamente per i metri cubi che ci puoi realizzare su. E non solo. Se dobbiamo dare un lavoro a tutti,
bisogna casomai rimuovere quello che impedisce di tornare in campagna, e cioè il valore della terra legato ai metri cubi. In questi giorni ha risuonato una parola antica, ogni tanto l'ho sentita, sono gli assenteisti. Chi ha fatto politica prima di me, uomo moderno attorno alla terra e alla necessità di utilizzare la sua vocazione produttiva e la possibilità di estrarre un reddito dignitoso dalla campagna. Io credo di sì, per cui quando la politica si occupa di agricoltura non deve preoccuparsi semplicemente infastidita perché oggi sono gli agricoltori che vogliono i sussidi, se ne deve occupare immaginandolo come un fatto importantissimo che fa parte proprio della nostra dovere innanzitutto di bastare a noi stessi, di sfamarci, di produrre quello che consumiamo, di essere alternativi rispetto a una visione del mondo pazzesca che sicuramente non sarà più sostenibile, del cibo che viaggia dal Sud America e arriva fin qui e rimbalza chissà dove, e per cui se consumiamo aglio è cinese, se consumiamo patate erano del Sudafrica l'altro giorno, se consumiamo un'altra roba era dell'Argentina nella spesa di 3 giorni fa. Questa cosa qui bisogna capire che non è più sostenibile. Questo che sta accadendo nel mondo ci sta dicendo che questa roba non è più sostenibile, non è più sostenibile dal punto di vista proprio ecologico, non è più sostenibile dal punto di vista economico. Ci possiamo attrezzare per questo e avere un pensiero nuovo attorno alla terra e non, come abbiamo fatto in Consiglio regionale tre settimane fa, tornare alle regole di 30 anni fa o di 20 anni fa circa la possibilità di uscire da questa crisi come, vedendola come un'opportunità, l'opportunità finalmente di prenderci le nostre responsabilità, sapendo che dall'altra parte c'è uno Stato che forse la parola sovranità non ce la vuole assegnare, però ci darà la possibilità di prenderci tutte le responsabilità che vorremmo, perché ha bisogno di comunità che si prendano le responsabilità e che siano d'aiuto anche all'idea complessiva del Paese. E torna